Sotto la guida delle sette stelle, che si susseguono nella volta celeste, è stato tramandato di generazione in generazione, per 1800 anni, l'Hokuto Shinken. Un campo arcano e micidiale, che mediante la concentrazione della propria energia nei colpi e la pressione dei punti segreti presenti nel sistema circolatorio nemico, è in grado di distruggere il corpo di questi dall'interno. A causa del potere distruttivo di quest'arte marziale, il compito di custodirla è sempre stato affidato ad un unico successore, attraverso la trasmissione in linea di discendenza diretta da padre in figlio. Tuttavia, poiché Ryuken, il penultimo successore, non ricevette dal cielo la benedizione di un erede, decise di adottare tre bambini. Il tempo trascorse. Grazie ai tre fratelli, Raul, Toki e Kenshiro, diventati uomini d'arme di pari abilità, la storia lunga 1800 anni della divina scuola di Hokuto si apprestava a vivere la sua epoca d'oro. Però, parallelamente a questo, ebbe inizio la tragedia. Di nuovo, i tempi avevano iniziato a mostrare i segni di un'acuta tensione. E dimentichi del passato, che aveva seppellito numerose civiltà, i popoli stavano per entrare ancora una volta in un'epoca di guerre. I violenti scontri tra etnie e religioni, le ambizioni di supremazia delle grandi superpotenze e la follia senza fine dell'umanità in una reazione a catena, finirono per condurre il mondo verso la distruzione totale. I mari si prosciugarono, la terra si squarciò, ogni forma di vita sembrava ormai scomparsa. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Tutte le civiltà crollarono e la violenza prese nuovamente a dominare il mondo. Precipitati negli inferi, i deboli e gli indifesi non poterono far altro che continuare a pregare e supplicare per la venuta di un salvatore. Pregare e supplicare. Così, un giorno, anche i tre uomini impossibilitati ad opporsi al destino che li voleva avversari, guidati dalle stelle dell'Orsa Maggiore ancor più brillanti in un'epoca in tumulto, si incamminarono sulla via che li avrebbe riuniti. Kenshiro, divenuto il successore, venne costretto a far fronte ad innumerevoli tristezze. Fu però in grado di trasformarle in forza, e queste lo resero l'uomo ideale per ricoprire il ruolo di successore della divina scuola di Hokuto. Toki, dopo essersi esposto alle ceneri mortali, spese la vita rimastagli utilizzando l'Hokuto Shinken per curare le persone più bisognose. Raul, che ormai era chiamato il terrificante re di Hokuto, grazie all'uso della forza diventò il dominatore di quel mondo devastato. Trascorse i suoi giorni fra uccisioni e massacri, e il momento in cui avrebbe portato a termine il suo sogno di conquista si faceva di attimo in attimo sempre più vicino.